lì ha impattato. Opportunità! Difesa. Hanno approfittato di niente. Buona data, provo a far partire il tiro. C'è spazio davanti a sé. Non è finita. Occhio al tiro. Attenzione! Prendilo questo colpo di testa, Stefano. Sì, ha impattato alla perfezione. Ha lasciato scampo al tiro. Da rivedere, ma ottimo il movimento a liberarsi della Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, ritrovati in questo nuovissimo video. E come avete visto da un intro bella cazzuta, siamo tornati con la carriera giocatore insieme a Luca Gagliano. Come vedete siamo tornati qui, ma con una squadra ben diversa. L'ho chiesto la cessione, me l'hanno accettata e stiamo giocando per l'Ajax in Olanda. Oggi andremo a fare delle belle partite, perché guardate un attimo, andremo a sfidare il PSV, poi andremo a sfidare il Feyenoord, quindi due bei big match belli violenti, e poi la prima delle due dell'andata per la Champions League per qualificarci. Quindi saranno belle, belle tozze. Nel prossimo episodio ovviamente simuleremo, cioè la giocherò per i cavoli miei contro l'Herenveen, e poi sfideremo un'altra volta l'A-Cup, e poi andremo un po' avanti con il campionato. Quindi vi chiedo di lasciare subito un like, iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, Facebook, Instagram, tutto in descrizione. Siamo pronti, avete visto le statistiche, ci ho messo un botto per fare l'intro. Quindi spero vi piaccia, a breve inizieremo con le live nel canale. Ragazzi, mi sono attrezzato nuovamente di una scheda di acquisizione ancora migliore. Abbiamo sentito il campionato italiano, abbracciamo le Eredivisie, un campionato diverso da quello che è quello italiano, ma speriamo di fare bene, soprattutto perché ho un obiettivo, i 18 gol stagionali mi hanno chiesto, quindi dobbiamo impegnarci anche per questo. Amsterdam Arena, tanta roba raga, tanta roba, calcio d'inizio, inizia il campionato, quello bello, quello olandese, e siamo noi l'unica punta di questa squadra, quindi dovremmo impegnarci tanto. Poi abbiamo un numero pesante raga, abbiamo il numero 9, il numero di Marco Van Basten, il numero da onorare a tutti i costi. Non ci credo, non ci credo, non ci è arrivato per un attimo, non ci credo. Quasi, quasi al primo tiro per l'Eredivisie. Attenzione! Primo gol! Subito, subito, al 36esimo, Luca! Luca, gol all'esordio in Eredivisie! Vamos, Luca! Vamos, Luca! Bomber numero 9, Luca Gagliano! Mamma mia, che azione! Che azione qui, poi tira gol destro! Tanta roba! Fine primo tempo, ottimo! Ottimo, devo dire, abbiamo segnato, quindi gol all'esordio è sempre tanta roba per noi. Punteremo al campionato? Molto probabilmente sì. Abbiamo comunque dei commenti dall'allenatore molto positivi. Andiamo a cingerci a fare il secondo tempo, cazzo. 2-0. No, è fuori gioco. No. Non ci credo. Calcio di rigore, però. Mi sono appena guadagnato un calcio di rigore. Non mi sembrava. Mi hanno spinto, sì. Che cazzo vuoi, oh. Il calcio di rigore sì, voglio vedere chi lo fa, non a me ovviamente, vabbè. Vediamo se lo segna almeno. All'83esimo, non sbagliarlo. Palo, va bene. Attenzione, 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 2-0. 2-0 Luca, 2-0 Luca, 2-0 Luca, doppietta all'esordio per Gagliano. Bomber numero 9, è tornata la vipera, lui è tornato, tanta roba. Cazzo, cazzo, porco Giuda, tanta roba, finita, vinta, 2-0, doppietta all'esordio, primo gol in Eredivisie, prima doppietta in Eredivisie, siamo partiti veramente bene,
con 90 minuti giocati, valutazione 9,6 addirittura. E adesso abbiamo il, non mi ricordo mai il nome, ma il Feyenoord da sfidare, da battere. Non bisogna fermarsi così, bisogna continuare con costanza. Perfetto, per il derby siamo titolari, il Feyenoord, mamma mia, dovrebbe essere derby se non mi sbaglio. Siamo titolarissimi, giochiamo così perché Feyenoord è rosso e bianco, noi ovviamente siamo rossi e bianchi, ma siamo fuori casa. Raga, la squadra non è male, non è male. Noi siamo in teoria i più scarsi dopo Hating, ma siamo anche più forti, quindi andiamo a spaccare il culo anche al Feyenoord. Porca merda! Porca merda, il Feyenoord è partita bomba. Partita bomba. Mamma mia. Mamma mia, sto portiere. Raga, bisogna stare attenti. Questi qui stanno attaccando. Noi non stiamo attaccando. È molto grave ancora. Ancora. Pala addirittura adesso. Che cosa mi ha anticipato qui? Non ci credo. C'ha la X. No, c'ha la crocetta. Non ci credo. Non ci credo. Non dirmi che ti sei infortunato, eh. Vabbè, lo scorpione. No, raga, non ce la fa. Ha ancora la croce. Adesso aspetto che mi finisca il primo tempo e chiedo la sostituzione perché non ce la può fare. Cioè, se mi salta la partita di Champions, giuro che faccio un casino che non avete capito. Cioè, raga, non fa. Simula il resto della partita. Sì, non ce la fa, eh. Cioè, ok, magari non succede più nulla, però non voglio rischiare che mi si infortuni così di botto e magari mi salta la partita di Champions, che è molto importante. Speriamo soprattutto che di non averla persa. Infatti, guardate, riposo forzato, contusione alla spalla, 5 giorni. Ci siamo appena saltati la partita. Non ci voglio credere, guardate. Non ci voglio credere. Porca bagassa. Andiamo a vedere cosa fa qui, in Champions. Speriamo. Ok, 1-0 vinta fuori casa, è tanta roba, è tanta roba, è tanta roba. Non sto scherzando. È oro. In teoria non dovrei esserci neanche per questa. L'arbitro, cioè l'allenatore rischia, mi manda in campo. Ottimo. Voglio vedere un attimo. Ah, 0-0 è finita, quindi non abbiamo perso granché. Andiamo a giocarcela contro a sapere il nome della squadra, magari mi verrebbe anche meglio pronunciarlo contro l'Ereven. Va bene, va benissimo. Ajax Ereven. Speriamo di non infortunarci perché non mi voglio saltare il mio debutto in Champions. Attenzione! Non ci credo. Non ci credo che cazzo mi ha parato. Non ci voglio credere che cazzo mi ha parato. Porca puttana. Non ci voglio credere. È deviazione. È angolo. È angolo. Perfetto. Perfetto. De Ligt. Potevi segnare? Fine primo tempo. Non ho fatto un tiro in porta. Però la mia valutazione di gioco non è male. Abbiamo, mi sa, un 7 di media. Non va. No, 6,9. Ho sprecato qualche occasioncina, ma senza tirare. Cioè, oltre quel tiro in porta dell'inizio, non ho più fatto niente. Quindi devo un attimo assestare. Attenzione, stavo per fare il mio primo assist del campionato, quindi non male, non male. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Che cosa sono riuscito a fare? Che cazzo mi ha parato il portiere? Porca puttana, che azione. Questa è stata bella, bella veramente. E Luca col tacco. Deviazione però, quindi vediamo un attimo questo calcio d'angolo. Dovrebbe essere angolo ancora, in teoria, perfetto. Perfetto. Era in rovesciata, io non l'ho presa. Non so chi abbia segnato, forse non so chi sia, sinceramente, non ve lo posso. Van de Beek. Bello, bello. Io sono andato in rovesciata, ma purtroppo non l'ho presa. Va bene lo stesso. Che parata! E poi questo coglione si è mangiato il gol del 2-0 così. Peccato, ancora vicino al gol. No, mamma mia, no, non ci credo, non ci credo. Che cosa ha parato sto portiere? Bisogna stare attenti, oh! Minchia, alla fine della partita dobbiamo andare a pareggiare, non ci voglio credere. Che cazzo? Finito.
L'abbiamo rischiata veramente grossa, quindi va bene lo stesso, dai. Abbiamo una bella valutazione, un 7,6, giusto? Sì, quindi va bene così, cioè, altri 3 punti portati a casa, abbiamo fatto 3, 6, 7 punti in 3 partite, una vittoria anche nello spareggio per andare in Champions League, quindi ottimo. Perfetto, l'esordio in Champions League, cazzo, l'esordio in Champions League. Per Luca Galliano, per il 28 agosto 2019, quindi gli auguro veramente che nella realtà anche nel 2019 lui stia esordendo già in Champions League, magari anche con altre squadre, non per forza con l'Ajax, eh. Siamo un po' stanchini, è notte, raga, le notti di Champions non si scordano mai, oggi abbiamo fatto l'esordio in Eredivisie con doppietta, stiamo facendo l'esordio in Champions League, sperando ovviamente di fare anche gol, quindi dalla grande. Le notti di Champions non si scordano mai. Le notti di Champions non si scordano mai. Speriamo di far bene, dai. Attenzione! Attenzione! Non ci credo! Non ci voglio credere. Che cazzo mi sono appena mangiato? Che cazzo mi sono appena mangiato? Non male questo primo tempo. Fatto sta che comunque potevo segnare. Potevo segnare quell'azione proprio all'inizio della partita. Peccato, peccato, va bene lo stesso. Dai, ci possiamo rifare. Non mai dire mai, eh. 1-0. 1-0. Non so che ha segnato. Non so che ha segnato, ma va bene. Non so che ha segnato, ma va bene. Con questo gol ci siamo quasi assicurati la qualificazione. Neres di testa. L'ho chiamata per me un po' lunghina. C'era Neres. Ne ha approfittato benissimo, cazzo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci voglio credere, non ci voglio credere che cazzo mi ha parato, sto stronzo bastardo. Finita, ci siamo ufficialmente qualificate in Champions League. Cazzo sì, ce l'abbiamo fatta, tanta roba, avrei voluto giocare anche all'andata, questo è vero, non lo posso negare, però... Che cazzo ci possiamo fare, raga? È così che va la vita. È così, raga. Non ci possiamo fare niente. Però intanto abbiamo passato il turno. Tanta roba. Guardando, ragazzi, guardate che cazzo abbiamo nel girone. Manchester City, Napoli e poi il Rubi Kazan. Quindi, togliendo il Manchester City, tutto il resto... Sì, tutto il resto ci sta, dai. Ci sta, ci sta. Allora, nel mentre che... Allora, non siamo stati convocati, quindi va bene. Nel mentre che andiamo avanti con le ultime 10 ore di mercato, vi dico che per oggi è tutto qua, siamo alla fine. Vi richiedo di lasciare un like sia per la intro e sia per il modo di... il video in sé, perché abbiamo esordito in Eredivisie, abbiamo fatto la doppietta, siamo passati il turno, cioè... Una cosa assurda. Poi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi troverete tutti i miei social, in Facebook e Instagram, in descrizione, ma troverete anche in descrizione i link del mio grafico. E raga, a fine aprile, inizio maggio, inizieremo a fare le live praticamente di Fortnite. Cioè, punterò a fare Fortnite perché l'altro sarà veramente difficile. Magari un qualche volta, raramente una carriera allenatore col Cagliari o anche con Luton Town ci può stare. Quindi... Ci vediamo direttamente mercoledì con un video, sicuramente sarà di Fortnite. Mi raccomando, tutto in descrizione. Il mercato si è chiuso. Bella.